Il governo ha portato avanti un emendamento all'interno del decreto legge sicurezza assurdo, noi definiamo assurdo, Circa Agricoltori Italiani, unica organizzazione ad avere portato avanti questa battaglia in maniera molto aspra, perché non riusciamo a comprendere per quale motivo, o meglio, per un motivo ideologico, si vada a penalizzare un'intera filiera come quella della canapa. Chi produce canapa lo fa perché conferisce un prodotto per l'industria cosmetica, si possono utilizzare per tante cose i prodotti derivati dalla canapa, non è assolutamente contemplato l'utilizzo, diciamo, come droga, e quindi noi non riusciamo a capire perché, nonostante sia già normato e sia già vietato la produzione e l'utilizzo come sostanza, come droga della canapa, non riusciamo a capire perché si voglia continuare ulteriormente a penalizzare i produttori e quindi non consentire loro di produrre canapa per uso cosmetico, medicinale o altro. Quindi questo penalizzerà un'intera filiera, questo penalizzerà soprattutto i produttori che hanno fatto grandi investimenti, e noi questo non lo vogliamo, non lo possiamo permettere. Il problema vero è questo, che in Italia viene bloccata questa produzione, ripeto, solo su base ideologica, non c'è nessun fondamento scientifico, e questo ovviamente avvantaggerà gli altri paesi, che potranno invece continuare a produrre, perché in altri paesi, in altri posti, questo blocco non avviene, probabilmente perché non c'è lo stesso blocco ideologico che purtroppo il governo ha tenuto in questo caso su questo tema. Ovviamente la battaglia non si ferma qua, anche se diciamo che siamo a un punto abbastanza, complicato della trattativa, però noi non molliamo, non molleremo, perché noi vogliamo e dobbiamo tutelare i nostri produttori.